Anticipazione una vita, trama puntate dal 4 al 10 febbraio 2019. Susanna nei guai a causa di Elvira. Lunedì 4 febbraio 2019. Simone decide di accompagnare sua madre e sua moglie a Salamanca. E agendo in tal senso vanifica tutti i piani di Elvira. Casilda parla con Servante di pazienza. Il portinaio riconosce che l'amore che sta dimostrando nei confronti di Juana ha una sola spiegazione. Gli manca tantissimo l'adorata consorte. Ursula nega di conoscere Olga per mettere a tacere i pettegolezzi delle persone di Acacias. Leonor accompagna Blanca da un dottore, che conferma che la ragazza è in dolce attesa. La notizia la rende molto felice, ma allo stesso tempo la rattrista, in quanto davvero non sa chi è il padre del bambino, visto che si è concessa a entrambi i fratelli Aldai. Grazie a Carmen, Ursula apprende che sua figlia è incinta e riunisce l'intera famiglia per fare l'annuncio. Martedì 5 febbraio 2019. Puntata pomeridiana su Canale 5. Diego confessa a Blanca che vuole lasciare la città. Successivamente si imbatte in Olga. Il giovane sospetta che il bambino che aspetta la sua amata non è di Samuel. Per questo motivo vuole parlarne con la diretta interessata. La giovane però gli risponde con freddezza. Susanna chiede a Rosina di non far soffrire Liberto. Non lo merita. La Rubio continua a rifiutare suo marito. Antonito chiede la mano di Lolita di fronte a tutta la famiglia Palacios. La cameriera al settimo cielo e per lo scontento di Maria Luisa, che non può credere alle sue orecchie, accetta. L'unica a fare i salti di gioia è Trini, che crede moltissimo nella neocoppia. Martedì 5 febbraio 2019. Puntata serale su Rete 4. Samuel reagisce con felicità alla notizia della gravidanza di sua moglie. Non sa che la donna si è abbandonata alla passione con Diego. Dà per scontato che il bambino è suo. Blanca placa la gelosia del maggiore degli Aldai, affermando di essere certa che il bambino è di Samuel. Servante smette di corteggiare Juana e resta deluso quando lei gli dice che non ha mai avuto un reale interesse sentimentale nei suoi riguardi. I domestici intendono comprare un biglietto per il portinaio per dargli la possibilità di raggiungere la moglie a Cuba. Antonito, dopo aver sentito che Ramon ha perso completamente la fiducia in lui, inizia a pensare a quale futuro potrebbe garantire a Lolita. Belarmino, un uomo d'affari, è interessato moltissimo a lui e gli dà appuntamento alla Deliziosa. Ha un interessante progetto da proporgli legato alla costruzione di statue e monumenti per i caduti di guerra. Simone, Elvira e Susanna ritornano da Salamanca. Celia confida al maggiordomo che Elvira è stata a casa sua il giorno prima. Desiderava vederlo ardentemente. La Valverde passa a trovare Adela in sartoria e le rivela che il Gagliar è il figlio segreto di Susanna. Nessuno in quartiere è al corrente di questa notizia e insinua che il marito, presumibilmente, visto che l'ha sposata senza amore, non gliene abbia fatto cenno. L'ex suora delude la ragazza affermando di esserne al corrente già da un pezzo. Rosina vuole separarsi da Liberto, convinta di essere troppo vecchia per lui e troppo dispiaciuta per il fatto di non potergli dare un erede.
Ursula chiama i vicini per informarli che sua figlia Blanca è incinta. Olga interrompe improvvisamente la riunione. Mercoledì 6 febbraio 2019. Blanca chiede ad Olga, in presenza di tutti i vicini, di restare al suo fianco, di non andarsene. La dissenta diventa furibonda mentre Diego, stanco dei continui tentennamenti della sua amata, le dice per sempre addio e si accinge a lasciare il quartiere. Adela svela preoccupata a Simone di aver visto Elvira, che le ha rivelato il segreto di Susanna, segreto che, una volta svelato a tutto il quartiere, potrebbe creare seri problemi all'attività fiorente della sarta. Il Gagliar, con i nervi a fior di pelle, raggiunge la sua ex e le intima di stare alla larga dalla sua vita e da quella della povera ex suora. Vuole che lasci tutti in pace. Non ha alcun diritto di rovinare le loro vite. Susanna è entusiasta dalla richiesta ricevuta dal Vaticano, che le porterà prestigio e denaro, chiede aiuto a Ursula su come fare. Giovedì 7 febbraio 2019. Belarmino chiede ad Antonito di collaborare con lui per la costruzione di monumenti da dedicare agli eroi della guerra cubana. Fabiana ottiene il sostegno di Ramon per raccogliere il denaro necessario per acquistare un biglietto per Cuba per Cervante. Liberto rapisce Rosina e la riconquista definitivamente. Le dice che è pazzo di lei, che la vuole così com'è. Arturo non sa come confortare Elvira e chiede sostegno e aiuto a Maria Luisa. Olga si mostra molto debole di fronte a Blanca e Samuel. L'intero quartiere cerca di scoprire la verità sulla figlia perduta di Ursula. La signora indispettita dà spiegazioni molto lontane dalla verità. Olga intanto comincia a raccontare alla gemella la sua toccante storia. Venerdì 8 febbraio 2019. Leonor accoglie con gioia la riconciliazione di sua madre con Liberto. Non attendeva altro. Belarmino chiede ad Antonito il permesso per andare al suo posto al municipio con i disegni dei monumenti da realizzare. Il Palacios decide di non raccontare alcunché della sua nuova attività a Lolita. Blanca soffre a causa della partenza di Diego e Samuel lo nota. Susanna e Simone temono che Elvira riveli il loro segreto al quartiere, verità troppo cocente che andrebbe a creare loro problemi in ambito lavorativo. I due non sanno come frenare la vendetta della Valverde. Blanca intanto si rifugia nell'attività che le piace di più, il disegno, per dimenticare la partenza del suo unico amore. Domenica 10 febbraio 2019. Samuel cerca di confortare sua moglie. Liberto passa a trovare i due coniugi con un regalo per il futuro nascituro. Nel frattempo, Olga e la gemella recuperano il tempo perduto e iniziano a familiarizzare. Blanca cerca di vestire la consanguigna come si addice ad una signora. Il comportamento e i modi di fare e di porsi della new entry non sono quelli di una persona per bene. E le borghesi iniziano a spettegolare. Antonito, con la sua abilità dialettica, riesce a guadagnarsi un appuntamento al municipio con un facoltoso consigliere comunale. Lolita inizia a sospettare che il suo fidanzato sia coinvolto in qualcosa di losco. Liberto e Rosina celebrano il loro amore e arrivano alla conclusione che non è affatto un problema non avere figli. Susanna sa che se si venisse a sapere che lei è la madre di Simone, perderebbe l'ordine del Vaticano.
Simone e Adela promettono alla Sarta che faranno tutto il possibile affinché la Valverde non parli. Martin prova a rassicurare Servante in merito alla sua paura di viaggiare. Si accorge che però l'impresa è più ardua del previsto. Diego incontra Blanca e l'uomo le confessa che non può andarsene, non può separarsi da lei. La ragazza distrutta gli chiede di farlo perché non possono stare insieme. Stare ad Acacias fa male ad entrambi. Diego, spiazzato, le dice per sempre addio. Samuel cerca di entrare in intimità con sua moglie, ma lei non vuole. Il pensiero del maggiore degli Aldai la tormenta. Ursula scopre attraverso Susanna il dono che Samuel intende fare ad Adela e gli ruba l'idea. Elvira è disposta a chiedere scusa al Gaiar, ma il colonnello si rifiuta di lasciare che sua figlia si umili fino a tanto. Arturo va in sartoria e rimprovera l'ex genero. Susanna lo difende. Elvira raggiunge il suo amato per chiedergli scusa. Lui però la fredda dicendole che non è in grado di perdonarla. Olga scompare ancora una volta e arriva alla villa degli Aldai. Cerca di bloccare Diego. Il ragazzo però non è disposto a rimanere. I sospetti di Lolita su Antonito si fanno sempre più forti. Alla fine il giovane Palacios parla del suo nuovo lavoro al padre, che felice gli dice di essere orgoglioso di lui. Belarmino non può accompagnare il suo socio al municipio. Nonostante la sua assenza, l'incontro si rivela un successo. Martin accompagna Servante al porto per assicurarsi che il portiere si imbarchi per recarsi a Cuba da Paciencia. Olga appare di notte nella stanza di Samuel e Blanca. Ha le mani completamente insanguinate. Anticipazioni Una Vita, puntate di marzo 2019. Felipe rischierà di perdere la vita. Prima di questo racconterà alla moglie Celia una grossa bugia. Le puntate che scalderanno i nostri cuori nel corso del mese di marzo 2019 catalizzeranno la nostra attenzione, oltre che sul filone narrativo principale legato alla storia d'amore impossibile tra Blanca e Diego, e alle feroci malefatte di Ursula, anche su un'altra famiglia, gli Alvarez Hermoso. Stranamente, come riportano gli spoiler, il legale deciderà di raccontare una grossa menzogna alla sua amata. Le confesserà che, come faceva un tempo, ha ripreso a frequentare giovani donne di nascosto e aggiungerà di aver capito di non essere più innamorato di lei. Niente di più falso. E ci chiediamo, perché sceglierà di mentirle? Le sue bugie quale vantaggio gli garantiranno? Dando una lettura alle anteprime, apprendiamo che il suo progetto avrà a che fare con i Palacios. Come ben sapete, il figlio di Ramon si caccerà di nuovo nei guai, stringendo un accordo con il losco Belarmino. Accordo che lo porterà in carcere e a doversi procacciare un valido avvocato, Felipe, per sperare di poter ritornare in libertà. Dunque, i racconti falsi di Felipe avranno a che fare con la difesa del giovane Antonito, sulla cui testa penderà l'accusa di truffa aggravata ai danni del comune. Il Palacios, però, almeno questa volta, sarà completamente innocente. L'unico errore sarà stato quello di aver stretto amicizia con un uomo losco di nome Belarmino, che lo coinvolgerà in un progetto volto a edificare una serie di monumenti in onore dei caduti nella guerra di Cuba. Purtroppo Belarmino si servirà della sua ingenuità per farsi aiutare a derubare il municipio e quando finalmente otterrà i soldi farà perdere le tracce di sé. Antonito, come già ribadito, finirà in carcere e qui verrà addirittura malmenato da una guardia corrotta che lo spingerà a non confessare al giudice gli intrighi di Belarmino.
ad essere minacciato purtroppo non sarà soltanto lui, ma anche il povero Felipe. Dopo un'intensa giornata lavorativa, al legale arriverà una lettera minatoria e dopo averla preventivamente letta, capirà di essere finito nei guai. Per non compromettere la sua serenità e quella di Celia, nella missiva gli verrà richiesto di abbandonare la difesa del suo assistito. Il legale però non se la sentirà di comportarsi come un vigliacco e per proteggere la sua amata dalle intimidazioni non vedrà altra scelta che mentirle. Di qui la storia citata poc'anzi delle presunte amanti. Intanto la borghese, spiazzata dalla confessione del consorte, si rifugierà dall'amica Trini e dopo averle raccontato quanto accaduto, affermerà di non credere ad una sola parola di suo marito, visto che dopo il tradimento di Huertas e quello con un'altra cameriera di Acacias, ha dimostrato di essersi pentito a tutti gli effetti, di averla fatta soffrire in passato. Per lei non ci saranno dubbi, suo marito cela non pochi segreti. La Crespo però non baderà alle parole della mamma di Tano e quando avrà modo di imbattersi nell'uomo spenderà durissime parole per lui. Il legale, senza minimamente scomporsi, cosa farà? Le chiederà di stare fuori dalla sua vita privata. Passati alcuni giorni, il signor Alvarez Hermoso verrà aggredito in quartiere da un uomo che prima lo colpirà alla testa e poi lo minaccerà a morte. Inoltre gli consiglierà di non presentarsi all'udienza preliminare del processo di Antonito e agendo in tal senso getterà nel panico sua moglie e i Palacios, che inizieranno a temere il peggio. Il povero fidanzato di Lolita, senza più un avvocato pronto a difenderlo, vedrà la sua situazione precipitare sempre più, anche perché il testimone in grado di poterlo tirare fuori dai pasticci, Sepulveda, si presenterà dal commissario Mendez. Qui affermerà di non conoscere Bellarmino e di contro di conoscere fin troppo bene Antonito. In altre parole, lo dipingerà come un truffatore. Nel frattempo Celia e alcuni abitanti del quartiere continueranno a cercare Felipe, che verrà ritrovato in fin di vita a causa di un presunto incidente a cavallo. In realtà non si tratterà di questo. Celia, disperata e in preda all'angoscia, reagirà malissimo. Poi, dopo essersi calmata, deciderà di mettersi sulle tracce della verità. E sarà in tali circostanze che farà una scoperta sensazionale. Gli spoiler annunciano che tra gli effetti personali del consorte ritroverà la sopracitata lettera minatoria. Cosa succederà poi? Finirà anche lei nel mirino di Bellarmino e dei suoi scagnozzi? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.